Anche se non sembra, tutti i ninja membri dell'Alba sono personaggi caratterizzati da una dimensione molto profonda e più di tutti forse proprio Nagato, alias Pain, il leader. Nagato era un ninja del villaggio della pioggia appartenente al clan Uzumaki, ma le sue abilità erano più uniche che rare. Possedeva infatti il Rinnegan, l'arte oculare suprema, che si diceva essere la stessa dell'eremita delle sei vie della trasmigrazione, anche se di fatto fu Madara a trapiantargli quegli occhi. La sua intera infanzia ci viene narrata da flashback molto belli, ma anche molto tristi. Egli rimase orfano in seguito a una razzia di alcuni ninja di Konoha e vagò senza meta e senza cibo, rischiando di morire di stenti finché non incontrò Conan e Yahiko che lo salvarono. Quell'incontro segnò il destino di tutti e tre. L'umanità mostrata dai due ragazzini fece riaccendere la speranza nel cuore di Nagato. Ma cosa potevano tre bambini di fronte alla crudeltà e agli orrori della guerra? Nulla. Forse fu proprio questo senso di impotenza che inibiva ogni determinazione a spingere Jiraiya a prendere i tre come suoi allievi. Dopo lo scontro con Hanzo la Salamandra, Jiraiya, noncurante delle parole di Orochimaru, decise di insegnare le tecniche ninja ai ragazzi. Così passarono assieme tre lunghi anni durante i quali le loro capacità individuali crebbero esponenzialmente, soprattutto quelle di Nagato. Per proteggere i suoi compagni si trovò costretto persino a uccidere, e questo risvegliò il suo Rinnegan. Purtroppo però il mondo al di fuori dell'ala protettiva del suo maestro era rimasto un posto freddo e spietato. Odio, miseria, violenza e rancore avvolgevano il villaggio come l'edera avvolge gli alberi, soffocandoli e facendoli marcire. Per questo i tre, incoraggiati da Tobi, fondarono un'organizzazione il cui obiettivo era portare la pace senza l'uso della violenza. Pian piano sempre più ninja si unirono sotto la loro bandiera, ma il successo che riscossero fu notato anche dal capo del villaggio della pioggia, Hanzo, il quale ordì un piano per distruggere quella setta di ribelli. Con l'aiuto di Danzo Shimura, rapì Conan mettendo alle strette Nagato e Yaiko. Fu quest'ultimo sacrificando la sua stessa vita a salvarla. La morte di Yaiko fu la goccia che fece traboccare il vaso. Era inutile, la violenza e l'odio non si sarebbero mai fermati. Tutte le teorie del suo vecchio maestro e del suo migliore amico erano destinate a crollare come semplici castelli di carte. Nagato divenne così il capo dell'organizzazione, ribattezzandola Akatsuki e ribattezzando se stesso Pain, dolore, poiché solo con il dolore il mondo avrebbe conosciuto la vera pace. Per primo uccise Hanzo, colpevole di aver spinto Yaiko alla morte, dopodiché chiuse i confini del villaggio, impedendo il transito a stranieri e viaggiatori. Fu allora che, mosso dai consigli di Tobi, reclutò i primi ninja ricercati per portare a termine il suo piano segreto, il progetto dell'Occhio Lunare. L'unico che arrivò ad un passo dalla verità fu proprio il suo vecchio maestro Jiraiya. Infiltratosi nel villaggio, scoprì il segreto di Pain, ma questo gli costò la vita, contribuendo alla spirale di rancore che ormai da anni strangolava il mondo dei ninja. Naruto non avrebbe mai potuto perdonare l'assassino del suo maestro, così come Nagato, dal canto suo, non avrebbe mai potuto perdonare Hanzo e Konoha per quello che avevano fatto. Sangue chiama sangue e odio chiama odio. Da solo Pain mise in ginocchio il villaggio della Foglia, stroncando molte vite. Fu persino in grado di tener testa a Naruto in forma eremitica e di volpe, ma alla fine la forza portante riuscì a distruggere tutti i corpi controllati da Nagato, per poi raggiungere il suo nascondiglio. Il dialogo tra i due, secondo me, è uno dei più profondi e caratteristici di tutto l'anime. I due allievi dello stesso maestro, eredi di tutto ciò che era, finalmente si trovarono faccia a faccia. Ma purtroppo nemmeno Naruto riuscì a dare una risposta alla domanda di Nagato. L'odio e il rancore non potevano essere fermati. In un mondo costruito sul potere e sulla violenza, il seme del perdono non poteva germogliare da nessuna parte. Ma alla fine la determinazione del giovane di Konoha riuscì a far breccia nel cuore del capo di Alba. Nagato decise di credere in lui e per l'ultima volta affidò il suo sogno, il suo ideale di pace a qualcun altro. Con il Gedo Rinne Tensei, una tecnica che serbava per Madara, resuscitò tutti coloro che aveva ucciso a Konoha, ma morì a causa dello sforzo titanico. Fu poi seppellito da Conan assieme a Yaiko al villaggio della pioggia, ma Tobi, per riprendersi ciò che era suo e i suoi occhi che molto tempo prima donò al giovane idealista, non si fermò nemmeno dinanzi a un sepolcro tombale. Nagato verrà poi resuscitato dall'Edo Tensei di Kabuto, ma a differenza di Itachi non sarà in grado di liberarsi dal giogo del suo evocatore, diventando un'ombra, uno spettro senza più volontà. Sarà lo stesso Itachi a ucciderlo per la seconda e ultima volta con la spada Totsuka, permettendo al suo spirito di riposare assieme ai suoi compagni di un tempo, ritrovando finalmente la pace. Nagato possiede forse gli occhi più caratteristici di tutti, al di là del Rinnegan.
sono gli occhi di chi ha davvero sofferto molto, di chi ha visto scomparire un pezzo alla volta tutto ciò che amava. Per questo lui viene associato al dolore, per questo lui si chiama Pain. E per questo il suo sogno è un mondo di pace, anche se la pace raggiunta con la paura è solo un'illusione, una realtà destinata a sciogliersi lentamente, come neve al sole. Indubbiamente si tratta di un visionario e di un idealista, ma quello che fa lo fa per un fine non troppo diverso da quello dei grandi leader del passato o dello stesso Naruto, la pace. E non conta quanto sangue occorre versare per raggiungere quel fine, perché la pace è la cura per tutte le ferite, tutte le violenze e l'odio disseminati sul mondo. E il mondo deve capirlo, deve capire che non esiste un prezzo troppo alto per la pace. Ma nemmeno lui, cresciuto nel dolore e nella disperazione più bui, è riuscito a resistere alla volontà ardente del fuoco, alla fine della sua vita.